stazione treno. Il treno alta velocità Frecciarossa 88-16 di Trenitalia, previsto in arrivo da Lecce alle ore 11:10, oggi non è stato effettuato. C'è chi inganna l'attesa parlando al telefono, chi si concede una lunga colazione al bar e chi ne approfitta per ultimare un lavoro all'uncinetto. I passeggeri dei treni cancellati o in ritardo in stazione a Pescara riprogrammano i viaggi dopo lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS proclamato da Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL Ferrovieri, Fast Consal e Orsa Trasporti per chiedere un innalzamento degli standard di sicurezza per l'utenza e per i lavoratori dopo l'incidente ferroviario avvenuto a Turio di Corigliano Rossano in Calabria, in cui hanno perso la vita due persone. L'astensione dal lavoro del personale del gruppo FS Italiane, programmato dalle 9 alle 17 di oggi, giovedì 30 novembre, ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei treni anche in Abruzzo, tra cancellazioni, limitazioni e ritardi che hanno interessato Frecce, Intercity e regionali. Lei era stato informato dello sciopero di oggi? Sì, lo sapevo. In realtà no, non ho visto nulla sul sito, non mi è arrivato un messaggio, nulla. È ovvio che gli scioperi devono creare problematiche, però insomma, ognuno vede il suo. L'ho saputo ieri sera tramite una mail. L'abbiamo scoperto ieri sera intorno alle 11. Visto che sta lavorando all'uncinetto, immaginiamo che sia in attesa di un treno che dovrebbe partire. Sto aspettando un treno che parta alle 11 e siamo arrivati un po' prima per Bologna e speriamo passi. Intanto mi porto avanti con il lavoro. Questa mattina in stazione a Pescara il personale di Trenitalia era a disposizione dei passeggeri per fornire assistenza e informazioni su viaggi alternativi a quelli programmati e cancellati per lo sciopero, mentre molti in biglietteria erano in fila per acquistare o cambiare biglietti. E non viaggia il nostro treno. Dove dovete andare? Teramo. Cancellato. Come farete adesso? Stiamo avvisando la nostra datrice di lavoro e cercheremo un'alternativa. 190 minuti di ritardo, quindi adesso vediamo. Dovevo andare a Roma, mi sono svegliato anche presto. Dovevo prendere un treno, è stato cancellato. Ho accompagnato solo mia figlia e speriamo che il treno sia in orario. Non è regolare. Mi primera vez. La prima volta. Ma prima volta. Primera vez con uno sciopero. Ah sì. Ho cancellato, non ha fatto tutta la tratta che doveva fare. Non ho potuto neanche usufruire dell'abbonamento che avevo pagato questo mese perché ho dovuto prendere un Intercity invece con il regionale. Dovevo gareggiare, quindi domani al World Cup di pole dance, pole aerial. Quindi per forza di cose dovevo arrivare a Bologna. Dovevo andare da Pescara Centrale a Padova e inizialmente avevano detto che doveva essere in ritardo di 3 ore e alla fine l'hanno cancellato all'ultimo. Spero di riuscire a tornare su, devo tornare sul nord Italia. È stato cancellato proprio il treno, Avezzano era. È regolare, alle 11 parte. Regolarmente, benissimo. Se il treno non c'è? Se il treno non c'è aspetto il successivo, vuol dire che mangerò un panino qui alla stazione di Pescara.